un sacco di volte vicine ad Angelozzi, senza averci mai lavorato insieme, ci siamo ricongiunti a Bari. Spero che questo sia di buon auspicio, no? Che sia per Angelozzi, che sicuramente credo che abbia una grande carica dentro, sia di percorrere quello che ha fatto Giorgio, perché Giorgio ha fatto qualcosa di assolutamente importante qui. E se lui ripercorre le stesse cose che ha fatto Perinetti e io riesco a ripercorrere le stesse cose che ha fatto Ventura l'anno scorso, direi che i presupposti sono abbastanza buoni. Niente, gli faccio un benvenuto, un in bocca al lupo, ma un in bocca al lupo che è a mo' di boomerang, che me lo faccio anche da solo, perché credo che sarà un'annata, presumo, sicuramente più difficile. È bene che io lo so, è bene che lo sappia anche lui. È un'annata sicuramente più difficile, ma credo che ci siano tutti i presupposti perché possa essere un'annata ancora più importante di quella che è stata quest'anno. Ho parlato sia con Andrea Mazzello che con Gazzi, sono due giocatori che, a quanto mi risulta, sono assolutamente fuori dal mercato, quindi non prendo neanche in considerazione qualsiasi cosa ci sia, perché se no cade tutto il discorso. Noi abbiamo rinunciato a Ranocchia e Bonucci, abbiamo rinunciato nel senso che Ranocchia rientra, poi che rientrerà, no, queste sono cose di mercato, ma a Bonucci sappiamo perfettamente, Bonucci dichiara se devo rimanere a Bari, rimango volentieri, ma noi sappiamo perfettamente che Bonucci deve andare a produrre la sua carriera, un po' di denaro per noi, la possibilità di fare mercato, eccetera, eccetera. Quindi non possiamo permettere, io dico, ho detto e sostengo che secondo me un altro anno di crescita di Andrea Mazzello giocherà in nazionale. Questo l'ho detto già in tempi non sospetti, lo ripeto, l'ho detto anche a tutti gli operatori di mercato che mi hanno chiamato prima che arrivasse Angelozzi. Quindi, secondo me dovrà iniziare un'asca per Andrea Mazzello, ma non quest'anno assolutamente, se no bene, niente per qualsiasi discorso.